E allora, voi colleghi potreste dirmi, e allora in sintesi, la diagnosi che cosa prevede? Beh, innanzitutto una storia clinica, perché io devo sapere anche se è stata primaria questa forma di precocità fin dalle prime volte, ma anche se non ci siano altri fattori, appunto, disendocrini, infiammatori, infettivi, che possono averla precipitata. Poi, se proprio vogliamo fare i precisi, dovremmo dire al ragazzo di avere un rapporto facendo andare un cronometro dall'inizio alla fine all'inizio della penetrazione al momento eiaculatorio. E questo ci consente immediatamente di capire se siamo di fronte a un'eiaculazione precoce severa con un tempo di latenza eiaculatoria intravaginale inferiore al minuto o se siamo già in un'area un pochino più morbida sulla quale possiamo intervenire ovviamente ancora meglio. Naturalmente poi valuteremo in base alla storia clinica se sia il caso di fare la valutazione degli ormoni tiroidei, del testosterone o eventualmente anche di altre situazioni disendocrine che possono peggiorare la situazione. Facciamo molta attenzione al ragazzo sovrappeso o francamente obeso perché questo può essere un ulteriore elemento di peggioramento. E lascio per ultima, ma per me è un motivo di grande preoccupazione, il fatto che molti di questi ragazzi usino l'autoterapia. Abbiamo dati europei che ci dicono che il 41% dei giovani utilizza l'alcol come modalità di ansiolitico perché hanno la sensazione di durare meglio e il 17% utilizza droghe tipo la cannabis. Attenzione perché questa banalizzazione in corso non ci consente di vedere i danni a breve e lungo termine dell'alcol e della cannabis. Ricordiamo che in particolare la cannabis può slatentizzare anche stati psicotici e rendere i ragazzi vulnerabili ad attacchi di panico molto difficili da curare farmacologicamente. Quindi, nella nostra anamnesi chiediamo sempre esplicitamente che cosa il ragazzo faccia per curare da solo per funzionare un po' meglio, perché questo ci può già rivelare delle vulnerabilità molto importanti per lui e poi, siccome spesso condividono queste trovate, anche per lei.